Siamo con Marco Marazzi che oggi ha moderato il tavolo sull'Europa al Liberal Club di Torino. Conclusioni? Conclusioni abbastanza unanimi, quindi diciamo che questo mondo liberal democratico che si è riunito intorno al tavolo ha delle opinioni abbastanza identiche su quali sono le mancanze dell'Unione Europea oggi e come bisogna modificarla. E si è anzitutto osservato che l'Unione Europea ha un deficit di comunicazione enorme, non si spiega ai suoi cittadini, è difficile capire come funzioni, cosa fa e quindi anche è difficile capire quali possono essere stati i benefici che ha portato appunto ai cittadini europei negli scorsi decenni e anche continua ad apportare. E quindi si è detto che questo dovrebbe essere rimediato attraverso due tipi di riforme. Una è quella di semplificare la struttura decisionale dell'Unione Europea, che adesso è incentrata su tantissimi organismi: Consiglio dell'Unione Europea, Consiglio Europeo, il Parlamento, la Commissione, vari comitati, e semplificarla in modo da renderla un po' più comprensibile e simile, diciamo, ad uno Stato, diciamo, tradizionale, con potere legislativo, esecutivo e giudiziario. E la seconda riforma dovrebbe essere quella di concedere all'Unione Europea dei poteri, per esempio in materia di difesa e in materia di gestione dei confini, che rendano anzitutto più equa la distribuzione del peso di gestire per esempio i confini. Abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni la mala gestione dei confini, del fenomeno migratorio, a che tipo di situazioni sta portando. Sta portando addirittura alla chiusura di frontiere interne all'Unione Europea che invece erano state aperte da 20 anni, se non di più. E quindi se l'Unione Europea venisse messa in grado di gestire i confini esterni dell'Unione Europea, avrebbe anzitutto un senso economico, perché ne beneficerebbero i paesi che adesso si sobbarcano i costi di gestirli, e secondo, darebbe anche ai cittadini un'idea maggiore, più palpabile dell'utilità dell'Unione Europea. Abbiamo parlato anche brevemente degli Stati Uniti d'Europa, si è parlato di quale diciamo struttura federale dare, se un federalismo totalmente solidale in cui il nord trasferisce risorse al sud continuamente o all'ovest all'est, o un federalismo invece di carattere più competitivo in cui sì, ci sono dei piccoli fondi di perequazione, però poi ogni stato se la deve gestire, cioè deve in qualche modo attrarre investimenti attraverso anche per esempio sgravi fiscali eccetera. E si è deciso che il secondo modello forse è quello più appropriato alla realtà attuale, perché è impossibile pensare che stati più ricchi mantengano per sempre in qualche modo, o trasferiscano continuamente risorse agli stati del sud o ai stati più poveri con un meccanismo che già in Italia stessa si è dimostrato non essere totalmente funzionante o valido attraverso i trasferimenti, per il caso dei trasferimenti al mezzogiorno, dal nord al sud. E il terzo punto che si è affrontato è stato quello un po' del possibile allargamento dell'Unione Europea, e si è convenuto che, visto che la struttura istituzionale dell'Unione Europea ancora non funziona come dovrebbe, e che quindi ci dovrà essere un miglioramento, con addirittura la possibilità che un gruppo di stati soltanto decida di fare un passo avanti mentre gli altri rimangano un po' indietro, quindi fare un passo avanti verso l'integrazione, magari 6 o 7 o 8 di loro decidono di fare una cosa del genere, in questa fase è meglio sospendere ogni tipo di allargamento proprio per aspettare che ci sia una riforma istituzionale e poi decidere se allargare ai paesi che sono adesso in lista d'attesa, che sono soprattutto i Balcani, l'Islanda, i paesi balcanici che non sono ancora nell'Unione Europea, l'Islanda, si è parlato anche di Turchia, però si è deciso che per il momento la Turchia non rispetterebbe quei criteri in termini di sistema democratico eccetera per aderire all'Unione Europea, con delle opinioni dissenzienti. Invece è stato anche qualcuno che ha detto che invece dovremmo consentire l'ingresso della Turchia. Marco, le migrazioni sono secondo me un fenomeno inarrestabile. Non è che quello che ci manca in questo momento è la capacità di governarlo il fenomeno, perché in realtà c'è sempre stato. Noi non riusciamo a governarlo, non abbiamo un governo comune europeo del fenomeno. Sì, questo è un problema fondamentale. Basta guardare
come gestisce il fenomeno migratorio. Gli Stati Uniti ne hanno avuto delle immigrazioni, ultimamente Obama ha dovuto regolarizzare 5 milioni di persone, 5 milioni stiamo parlando, cioè è vero che gli Stati Uniti sono un paese, da noi si parla di decine di migliaia, cioè, quindi il discorso è che c'è stato un po' una sottovalutazione del fenomeno, soprattutto devo dire dagli stati centro-nord dell'Unione Europea, perché non si rendevano conto delle masse che continuavano ad arrivare, dei flussi che continuavano ad arrivare in Italia. C'è una regolamentazione, che è il regolamento di Dublino, che ormai conoscono tutti, che è stato pensato in modo da lasciare ai paesi di primo ingresso, che inevitabilmente sono l'Italia, Grecia, la Spagna o l'Ungheria, il peso di gestire le richieste d'asilo e tutte queste cose. C'è una confusione enorme sulle diverse categorie di migranti, si parla di profughi, di clandestini, poi di richiedenti asilo, ci sono diverse categorie di migranti, alcuni che hanno diritto perfettamente di essere, di stare e avere asilo e avere la loro domanda esaminata in 2 mesi, non 2 anni, come ci si mette adesso in alcuni, soprattutto in Italia, o 1 anno, eccetera. E ci sono altre categorie invece che sono i migranti cosiddetti economici, non facilmente identificabili, sui quali secondo me ci dovrebbe essere un discorso di quote, cioè si decide ogni anno a livello europeo quanti ne dobbiamo prendere, quanti ne possiamo prendere, si danno dei visti, quanti ne servono anche all'industria, perché all'industria, cioè noi abbiamo una popolazione che invecchia, no? I giovani sono sempre di meno, per mantenere l'equilibrio abbiamo bisogno di forze nuove, e si daranno i visti di lavoro, fermo restando che per questioni di trattati internazionali ai rifugiati invece non si possono imporre delle quote, certo. Perché se c'è una guerra e scappano, certo. Bisogna gestire. Ti ringrazio Marco per aver reso presto, buona serata. Grazie.